Puntata ricca di grandissimi ospiti qui a Basket Time. Siamo giunti al capitolo dedicato alla serie C Gold e ci è venuto a trovare nei nostri studi il coach della Partenope, Enzo Patrizio. Ciao Enzo, Ciao Lucio. benvenuto, prima volta a Basket Time. Speriamo che, insomma, potrai tornarci a trovare spesso e volentieri. Leo, facciamo prima di stuzzicare con tante domande Enzo Patrizio il punto su quello che è successo nell'ultimo weekend di Serie C Gold. Ma non abbiamo avuto sorprese in questo turno, non c'erano scontri diretti. Forse quello che più si avvicinava a uno scontro diretto era Angri Agropoli, che tra l'altro ha regalato equilibrio fino alla fine, con Agropoli che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di una partita molto importante. Alla fine però l'ha vinta, quindi con Salerno che osservava il suo turno di riposo, di fatto la classifica è tornata a quella di 2 settimane fa. La Partenope è sempre prima con 2 punti di vantaggio su Agropoli, che a sua volta ha 2 punti sulla coppia Bellizzi-Salerno. Tenendo conto che Bellizzi è l'unica che deve ancora riposare, potenzialmente abbiamo questo quartetto che ormai si avvia a chiudere in quest'ordine, quantomeno, a meno di clamorose sorprese delle ultime giornate, ma non sono previsti scontri diretti. In coda c'era una partita, quella tra Cercola e Maddaloni, che di fatto poteva essere considerato uno spareggio per l'ultima piazza playoff. L'ha vinta nettamente il Cercola di Gigi Caprio, e quindi potenzialmente anche lì i giochi sembrano fatti. Settimo e ottavo posto ci sono il Basket Club Irpini, appunto, e il Cercola. E sempre in questa giornata c'era anche uno scontro in fondo alla classifica, quello di Monte di Procida tra Monte e Casapulla. Casapulla arrivava da 7 sconfitte consecutive, è riuscita a vincere e ad imporsi anche con uno scarto importante, con 32 punti di NAC. Quindi vittoria importante che non varrà per la classifica, ma vale sicuramente per il morale di una squadra che comunque ha tenuto il timone fermo per tutto il campionato, come il Casapulla. Coach Patrizio, volevo fare una domanda sulla sua Partenope, una squadra che è partita subito con i favori del pronostico, con i riflettori puntati, è un gruppo anche di grande talento. Questa squadra che, devo dire la verità, sul parquet ogni volta dimostra tutta la sua forza, ha margini di miglioramento? Perché al momento sembra essere già arrivata a un livello top. Ma io questo me lo auguro e stiamo lavorando per questo, soprattutto in virtù del fatto che il campionato fra 3 giornate finirà e finalmente si potrà fare sul serio, nel senso che vorrò vedere gli equilibri e le forze delle varie squadre giocando ogni 3 giorni e lì vedremo se avremo fatto un buon lavoro e soprattutto se abbiamo i margini di miglioramento. Cambieranno un po' le dinamiche, cambieranno i recuperi, non ci sarà più questo fatto di giocare una partita molto seria, molto tosta e poi farne due magari passeggiando, che è la parte insomma dolente, la parte che più ci danneggia da questo punto di vista, cioè non tenere alta la tensione. Ed è lì che a volte è capitato che ci siamo persi un po', insomma, e vedi il risultato con Agropoli quando abbiamo perso in casa, che venivamo da 2 o 3 settimane che avevamo staccato un attimo la spina. Leo. Sì, la Partenope ha comunque fin qui fatto un cammino quasi perfetto, e quel quasi ci sono le 2 sconfitte con Agropoli. La domanda che posso fare al coach, che è stato anche giocatore, quindi potenzialmente riesce a capire Un grande come se... giocatore, lo Sì, un dobbiamo ottimo dire. giocatore. E no, è che poi le sensazioni dei giocatori, quanto conta secondo te per una squadra appunto che ha fatto da battistrada per tutto il campionato aver perso 2 partite con la sua diretta inseguitrice? Secondo te è una cosa che può avere strascichi poi nei playoff, oppure sono solo motivazioni positive per andarsi a riprendere magari da quelle sconfitte? Ma Leo, qualsiasi cosa io ti rispondo ora, cioè comunque alla fine c'è il campo che lo dirà. Io dico sempre che se non avessimo perso quella partita, mi auguro di poterlo confermare alla fine della regular season, con la speranza di arrivare primi, insomma, probabilmente non avremmo ripreso ad allenarci con una certa intensità e non ci saremmo guardati in fondo, perché quella sconfitta è come se ci avesse dato uno schiaffo e ci avesse liberato un attimo da cattive abitudini di passeggiare, perché era un girone intero che non perdevamo, avevamo vinto su campi come Angri, Bellizzi, Salerno, vincendo insomma anche in modo abbastanza imponente,
E quindi poi dopo stavamo prendendo delle cattive abitudini, probabilmente quella sconfitta, ripeto, potrebbe essere un momento chiave del campionato. Io spero in positivo. Per quanto riguarda l'effetto, diciamo che il cammino è ancora lungo. Noi abbiamo, insomma, da qualificarci, da cercare a tutti i costi di arrivare primi e di mantenere il vantaggio del campo, perché questo fatto, questo luogo comune che si dice che vabbè, ma tanto si azzera tutto nei playoff, non conta, chissà perché lo dice sempre chi sta dal secondo posto In giù. in giù. Quindi, ripeto, il campo poi dirà se sappiamo noi sfruttare quel 2-0, che poi sono le uniche due sconfitte dell'anno, o peserà di più per loro, insomma. Io ho qualche dubbio che possa pesare, perché poi la pallacanestro nei playoff è come se cambiasse, si tende più a giocare in un certo modo, a camminare. Più che correre sempre, si tende a valorizzare ogni singolo possesso differentemente da una partita di regular season. Poi bisogna arrivarci carichi, bisogna arrivarci non al top, perché si punta, insomma, il sogno di ogni allenatore e di ogni staff è quello di arrivare a una buona condizione ai playoff per poi farla crescere fino a alla fine dei playoff ed arrivare al top. Sarà determinante in che modo ci arrivi ai playoff e come recuperi ogni 3 giorni. Leonardo. Sì, la domanda che facciamo spesso in questo blocco: tu hai tantissima esperienza, questi campionati li conosci molto bene. Alla fine, non so se questo campionato secondo te può essere equiparato a quelle che potevano essere le vecchie C o le vecchie B2. Una cosa è certa, la novità stranieri è una novità anche per te. Volevo sapere un po' come la vivevi, gestendo tra l'altro due giocatori stranieri importanti come Arundériz e Garcia, e se secondo te effettivamente impreziosiscono questo campionato. In verità non è la prima volta, perché io ho avuto il piacere e l'onore di allenare all'epoca Benevento, Bisnic e Ramiro Aguirre, che fu un'eccellente esperienza, già facendo il nome di Bisnic, insomma. Certo. Quindi mi sono divertito già da allora. Allenare Garcia e Alunderis in pratica è un impegno che ti responsabilizza molto, perché devi continuamente alzare l'asticella, la richiesta. Noi siamo, insomma, il nostro staff, questo è il lavoro maggiormente che noi facciamo, cioè di alzare la richiesta, l'asticella in continuazione, perché è un campionato che altrimenti c'è assuefazione a livello in determinati periodi del campionato, e questo non fa altro che farti cambiare modo di giocare e di allenarti. Sono due eccellenti stranieri, due eccellenti giocatori con grandissima etica del lavoro e sono un vero esempio, insomma, per la nostra squadra, per i ragazzi. Di questo ovviamente ringrazio sia Balbi che Di Donato, che ci hanno dato la possibilità di averli in squadra. Sono un esempio, sono due grandi professionisti, ripeto, che amano il lavoro e pretendono di lavorare. Quindi, insomma, non è una passeggiata allenarli. Coach, però volevo farti proprio una domanda, parlando un po' di tutto il movimento della pallacanestro, della Serie C, della Serie B, dove invece gli stranieri non possono giocare, almeno sulla carta, possono giocare i comunitari, non gli stranieri. Per il nostro movimento, per la pallacanestro, per i giovani, aiutano la crescita di chi magari vede giocatori molto più forti e quindi anche i nostri giovani possono crescere, oppure può essere un tappo? È un dibattito aperto, un forum, quello che stiamo ogni volta lanciando qui da Basket Time, e ognuno giustamente ha il suo pensiero. Guarda, io presumo che la Spagna stia un po' avanti a noi come nazione, come basket. Il fatto che in Spagna possano giocare in Serie B stranieri comunitari e in Italia no, dovremmo già porci una domanda. Seconda cosa, io dico sempre che un giovane che è bravo, un giovane che è pronto, un giovane che ha voglia, soprattutto voglia, di
mettersi in discussione lo fa attraverso qualsiasi ostacolo che trova davanti, o che sia un giocatore forte italiano, che sia uno straniero. Insomma, si mette a disposizione e cerca di migliorare. Io non credo che sia una questione di tappo, perché ne beneficia tutto il movimento. Sei costretto già a cominciare da te allenatore ad alzare l'asticella, a metterti in discussione. Non vedo che non possano farlo i giovani attraverso giocatori più strutturati, giocatori più formati, giocatori che possono essere d'esempio. Poi bisogna decifrare meglio anche la situazione dei giovani, perché sta diventando una barzelletta il fatto che un under abbia quasi barba e c'ha pure figli, forse, E probabilmente. anche forse sul concetto di obbligo, l'obbligo degli under certe volte può essere addirittura Ma un... io faccio sempre l'esempio Sì. che l'under che fino a che è under viene commercializzato, viene sfruttato e magari può dettare anche legge chiedendo magari chissà che cosa, perché no, io sono under, merce preziosa, se non mi prendi tu vado là, queste cose qua, eccetera, eccetera. Finisce poi l'under, entra nel mondo dei senior, chissà perché, Scende di scompaiono. categoria, spesso e volentieri. Scompaiono, quindi già questo è, bisognerebbe un attimo tornare alla C nazionale, bisognerebbe tornare gli under sì, ma magari uno, due, liberalizzare, insomma chi è forte è forte. Se io ho un giovane forte e voglio farlo giocare, ma sono scemo io che non lo faccio giocare e non lo Ma faccio anche tu quando eri maturare. giovane, no? Voglio dire, giocavi perché eri più forte, non Io sono uno perché... degli esempi che Giovanni Del Frango, che sarò grato per tutta la vita, a 15 anni mi faceva giocare in C1 nazionale all'epoca. 15 anni. Quindi io a 15 Poi anni abbiamo giocavo avuto in la settimana Eccellenza. scorsa Nando Gentile, a 15 anni giocava in Vabbè. Serie A, cioè se sei forte Stiamo giochi. parlando Però di l'ottica era la altro. stessa, diciamo. Il Sì, ragazzo è una sì. risorsa, se è in grado di tenere il campo, io lo lancio perché è mio, l'ho fatto io e Ma quindi è pronto. soprattutto il ragazzo di che età? Cioè Il l'under di ragazzo, che in età? quanto. Cioè un ragazzo di 17-18 anni, anche concettualmente, come metodologia, per me deve essere un giocatore già formato. Non puoi pretendere che a 17-18 anni sia ancora parametrato a un giocatore giovanile e quindi come programmazione stiamo ancora a lavorare sul gioco dei fondamentali, le partenze, il passaggio, l'estensione e quant'altro. Secondo me un giocatore di 17-18 anni deve già conoscere la pallacanestro, deve già essere evoluto e stare in un campo di pallacanestro, quindi deve saper giocare un pick and roll. Con le collaborazioni, deve saper giocare in difesa con collaborazioni a 5, collaborazioni a 3. Non è possibile che un ragazzo di 17-18 anni sia ancora immaturo e sia ancora, se a me piace spesso vedere video di nazioni molto più avanti di noi, esempio è la Spagna, a 17-18 anni sono giocatori finiti. Sono giocatori finiti che giocano già in quintetto base in Serie B e in seconda Lega Leb in Spagna e sono pronti poi a 20 anni per fare gli esperti in Serie A1. Invece noi abbiamo il concetto dell'under, abbiamo il concetto del giovane, la metodologia e quant'altro. E io sinceramente non mi trovo d'accordo con questo perché a 17-18 anni devono essere finiti. Si deve chiudere la parentesi del gioco della pallacanestro È a giusto. 360 gradi. È bello anche che noi qui a Basket Time stimoliamo delle discussioni ed è giusto anche vedere i vari punti di vista. Leo. Sì, una domanda a questo punto la farei, mi aggancio. Ce ne sono purtroppo pochi di ragazzi di quell'età. Tu in questo campionato, che penso che possa essere probante in certi versi per un ragazzo di 16 anni, ne hai visto qualcuno che ti ha lasciato il segno quest'anno? C'è Maddaloni, per esempio, che sta facendo giocare dei ragazzi, Cercola sta facendo giocare dei ragazzi. Questo può essere un campionato in qualche modo di riferimento, no? Per dei ragazzi di 16 anni. Dovrebbe esserlo, avrebbe un senso per società che non puntano al salto di categoria e dovrebbe quello è il senso della C-Gold, cioè di alzare il livello come campionato regionale, portarlo al massimo livello e però facilitare anche l'inserimento dei giovani e
Però il passo che va fatto precedentemente, cioè nel senso che questi poi i ragazzi sono a un livello evolutivo di pallacanestro che si gioca contro gli stranieri, sono pronti per poter giocare una pallacanestro che si gioca già con stranieri, con senior, con giocatori formati, evoluti? Questo è il punto di domanda. Ci sono, ne ho visti qualcuno. Non nascondo che a me piace molto Verrazzo, ma non piace solo a me. Razzo Come di cioè, Maddaloni. sì, perché è un ragazzo molto pronto fisicamente e con ampissime margini di miglioramento per quanto riguarda il punto di vista tecnico. Poi sono molto sincero, tanti altri ragazzi di quell'età, 2002-2003, vorrei vedere i passi avanti che farà Festinese a Salerno, che è un altro ragazzo molto interessante, però poi dopo il salto va direttamente sui 2099. È questo il quintetto della settimana offerto dal Tre Store Fuori Grotta e Leo, insomma, fa sempre discutere il tuo quintetto, te lo dico. Siamo tranquillissimi, solidi. Guarda che ti sostituisco con Coach Patrizio, la prossima volta lo faccio. Non accetto. Allora, Coach, prossimo turno contro Club Irpinia. Sì, una squadra molto ben allenata, dove hanno in cabina di regia Ferrara e poi hanno un gruppo di giovani molto interessanti che appartengono all'Avellino di A1, dove hanno pure una buonissima esperienza di tornei nazionali ed internazionali, quali Demeo, Bianco, e ora dimentico qualcun altro, insomma. Poi non possiamo permetterci di abbassare la guardia, è una partita che dobbiamo portare in tutti i modi a casa e per poi prepararci all'ultimo scorcio della regular season. Grazie coach per esserci venuti a trovare qui a Basket Time. Abbiamo detto, Grazie quando vuoi, questa è casa tua. a te. Grazie mille e complimenti perché date veramente un gran valore a tutto il movimento, la pallacanestro. Non ci farà arrossire coach. Grazie a Leo, insomma, un'altra puntata ricchissima di ospiti. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre qui a Basket Time.